Vabbè, ma fammi capire, boh, questa cosa qua può pure non essere vera. Cioè, nel senso, io ho ipotizzato, pure ieri abbiamo detto, per me Goku diventa Majin Goku. Per sganciarlo, siccome... Cioè, perché mi fanno vedere con così tanta insistenza sta cosa? Perché nel primo episodio... Cioè, possono pure raccontarlo. E dire, sai, Shin e Kibit si sono sfusi. Invece no, te lo fanno proprio vedere. Fanno vedere dentro il corpo di Majin Buu come è successo a Vegeta. Perché me lo fai vedere con questa insistenza? Che forse succede sta cosa. Potrebbe tornare. Capito. Però io sono sicuro che ce l'hai una perplessità, ce l'hai una cosa che sei contro Daima. Dai, Ma vai a cagare. dai, una cosa che non ti piace di Daima ce l'avrai. E fa uscito un Hai episodio. trovato la strada Un solo episodio non va, è troppo poco, un solo episodio. Allora, ti posso dire una cosa, io ce l'ho la critica. Sentiamo. Allora, per me il primo episodio fa una cosa che non va bene, che è quella di lasciare i protagonisti troppo indietro e li vediamo solo alla fine dell'episodio, quando stanno per diventare piccoli e... No, attento, ti dico una cosa, cerca di capirmi. La forza del primo episodio è anche il grande errore. Cioè, nel primo episodio quello che vediamo Troppo sono... focus sui cattivi. Ma non solo troppo focus, ma proprio ora ti racconto che noi siamo Imagine, che noi veniamo da qua, che i Namekusei vengono da qua, che lui è fortissimo, che può prendere le sfere, che può fare questa cosa. Cioè, è proprio esposizione, esposizione, esposizione. Per legittimare quello che fanno loro, che è una retcon all'interno della storia. È questo, secondo me, che è la cosa più bella, no? Perché sono loro, noi li vediamo, sono divertenti, sono fighi come personaggi. Però è la cosa che a me più mi ha disturbato. Che volevi? Più Goku e compagnia bella? Metà e metà. Metà e Fammi vedere metà, un più po' i equilibrato. cattivi, un po' i buoni. Un po' i cattivi, un po' i buoni. Invece arrivano proprio alla fine i buoni e... Vuoi sapere perché Dimmi, secondo me è dimmi, così? dimmi, Perché sono curioso, dai, dimmi, dimmi. questa roba non doveva essere una serie così. Non dovevano farla così? Cioè, che doveva essere secondo te? Un film? Un C'ha il ritmo di un film. po' è vero che ce l'ha il ritmo del film, Oltre eh? al visivamente sembra un film, poi c'è anche il ritmo di un film. Sì, che tipo questa è come se fosse Quindi hanno tipo... pensato: ok, tagliamo l'episodio sul momento in cui il desiderio è stato risolto. Non li abbiamo neanche visti i bambini noi. Non ancora, infatti. L'ho lasciato Cioè, così. abbiamo visti nel trailer, vabbè, Certo, sappiamo già però tutto che... nell'episodio no. Vero, vero, vero. Questa cosa qua però è un poco disturbante. Capi? Perché comunque è una serie, voglio dire. Cioè, boh, è diventato un personaggio di Dragon Doveva Ball. essere una web serie. Pensano poco. Ma quella doveva essere una webserie. Però poi Toriyama è arrivato e ha detto: ah, boh, mo faccio i personaggi, faccio la storia, faccio questo, faccio quello. E alla E fine. poi muoio. No, non credo pensasse di dover morire il povero Toriyama. Un'altra cosa che non mi è piaciuta, sai qual è? Alla fine dell'episodio, quando loro stanno per diventare bambini, parte La musica. la canzone. Ma è troppo allegra per questo momento spaventoso di loro che stanno per diventare bambini. Cioè, parte la musica tutta contenta, piu, 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 e poi loro... Oh, cioè, tipo, ci sono Bulma e Cici che stanno cadendo faccia a terra con un'espressione dolorosa. Goku tutto struppiato, Vegeta... E la Sai musica che pompa, cioè... perché loro hanno sofferto ancora di più? Perché Dimmi. sono state private del loro ciclo. Hanno di nuovo l'imene. Le si No, è ma che ri... c'entra l'imene col Le si è ciclo? ricostruito... Le si ricostruiva mentre diventavano bambine. E soffrivano per questo, forse. Tra l'altro, posso dirti una cosa? Dica. Se loro domandano e dicono specificata... Ripeto, specificatamente a Shenlong, falli di 7-8 anni. Scusa, tu ti ricordi quanti anni ha piccolo nel primo torneo Tenkaichi dove è 2,50 m? 3 anni. Bravissimo. Perché è così? E non è così. Buco di trama! Ecco qua. Però Però, ecco adesso. no, Shellom, quelli che sono già bambini. Glielo dice. E dice falli diventare neonati.
È piccolo, in realtà è un bambino. Ma che vuol dire? Quindi è diventato un neonato. La sua versione neonato è così. E si dall'uva esce così, ho capito, però è un po' un forgot questo. Un po' un Toriyama forgot. Ma sì, ma semplicemente l'ha buttata dentro, dai, così. No, semplicemente c'ha gli anni del cane. Ha senso, no? Vero. In 3 anni è diventato maggiorenne. 3x7, 21. 21 anni fa. Posso dire che potrebbe anche funzionare questo ragionamento. Tanto per Dragon Ball ci troviamo tutte le cose. I cattivi che ha messo a guardia delle sfere, secondo te, ci combattono o non ci combattono? Ci devono combattere per prendere le sfere. È il piano di Nevi, secondo me. Neva. E che piano è, secondo te? Lui ha bisogno delle sue sfere. Non può che lui stesso non può utilizzare perché ha messo questi golem fortissimi. Sono troppo forti, lui è invecchiato troppo, non riesce più, cioè non riesce a dire ok, datemi le mie sfere. No. Scordate, cara. Nessuno le deve usare, soltanto uno meritevole. Neanche tu sei meritevole, sì, non mi merda. No, è un po' ambiguo, Il vecchio è un po' ambiguo. L'ambiguo Neva. Uno che ha fede. Puzza, non si lava, si è lavato un anno fa. L'ambiguo Neva. Quindi alla fine li farà menare da Goku e compagnia bella, così lui... E si piglia le 3 sfere. Può essere effettivamente sta cosa. Esaudisce perché... qualche desiderio di magia nera che non può esaudire con le sfere, con solo magia bianca. Ma tu saresti contentissimo di vedere Neva ringiovanito scontro Goku piccolo? Ma è quello che ho detto prima, solo che assorbe le sfere diventa anche Lishellong. Come diventa Lee Shenlong? Allora non ne capite niente. Ma spiegami un attimo, cioè come fa? Ma sono giganti quelle sfere, come se le mangia? Ma non è che le mangia, le riprende. Le riprende. Le riprende, le assimila. E quindi... deve fare... oh! Vabbè, però... ASMR. Grande mago piccolo, però lo faceva, sì. Ah, noi ci dimentichiamo del fatto che diventano giganti. Esatto, diventa gigante, si mangia le sfere, le sue stesse... Quindi secondo te... Secondo me fanno... Ringiovanisce e diventa grande mago piccolo Lee Shenlong. Ma ti dirò di più. Boh, dimmi. Sentiamo. No, non questo. Ma piccolo, utilizzando il potere del Drago Shell, è diventato orange piccolo. Beh, non in Daima. Chiaro. Però questa è esattamente la stessa cosa. Lui... Lo fa, diventa orange. Non è che diventa orange, però assorbendo il potere delle sfere del drago diventa un drago. È come se fosse... Diventa un drago. Può essere valida questa interpretazione. Io penso sempre che la battaglia finale deve essere Namecciano contro Goku. Namecciano contro Goku. Per forza. Io penso che tutti e 3 avranno dei poteri e diventeranno magini in realtà. Non solo Goku. Pure piccolo e Vegeta. È una forma per tutti e 3. E con chi si dovrebbero fondere poi? Con... Utilizzando quello che tu dici. No, con dei magini che ancora non abbiamo visto. Glorio se li tira dietro per fare qualcosa. Boh, Glorio. Zitto, zitto, niente, niente. Abbiamo pensato. È un fratello di Kaioshin. Oppure. È uno che vuole prendere il trono per diventare lui il re del mondo demoniaco e li tira dietro zitti zitti. Si potrebbe pure fondere. L'altro personaggio femminile che non abbiamo ancora visto, Pansy. Ma Pansy, noi abbiamo una teoria che tu levati, Angelo. Ma che abbiamo già parlato. In realtà è la dottoressa che è stata ringiovanita. Se fosse veramente così. È così. La dottoressa ringiovanita. E così c'è anche senso. In realtà c'ha molto senso. Perché lei li studia da vicino. Altrimenti il suo ruolo è già finito nella serie. Capito. Mo' bisogna vedere nei prossimi episodi se lei continua a comparire. Anzi, dico una cosa. Dimmi. Lei è apparsa nella Busaga perché è stata lei a portare Kaioshin e Kibit sulla Terra. Te l'ho detto che ha fatto qualcosa. Lei qualcosa ha fatto.
Quindi, essendo presente nella Busaka, ovviamente ho letto con noi, non l'abbiamo vista. Certo. Nel desiderio è stata ringiovanita. Angelo, ma se io ti dicessi... Però dico che il colore della pelle è diverso. Non può... Ma se cresce e cambia il colore della pelle. Angelo, ma se io ti dicessi che i Saiyan sono un esperimento di Arinzu, tu come la prenderesti? Perché sul loro pianeta c'erano... Tuffly. Itsufu. Tuffly. Tuffly in inglese di merda. Itsufur. C'erano Itsufur. E tipo gli hanno fatto degli esperimenti. E per questo diventano forti, diventano Super Saiyan, diventano questo, questo, quello, quello. E la leggenda non è messa da vero. È una stronzata. Una leggenda è una leggenda. Boh. Anzi, te la giro diversamente. Se Yamoshi fosse l'Adamo dei Saiyan, su cui gli Elohim Arinzu hanno fatto gli esperimenti. Troppo Evangelion, fra. Non ci arrivano. Un po' esagerato, è un po' esagerato. I tre guardiani sono Tsufu. I tre guardiani delle sfere. Wow. Si retconna tutto. Sarebbe bello se succedesse questa cosa. Una biglinata. È una biglinata. Abbastanza. Facciamo finta che. Però sarebbe divertente. Goku Shinji. Goku Shinji. Goku Shinji di sotto. Morto. Povero ragazzo. Povero ragazzo. Comunque, vabbè. Secondo me le critiche sono poche. Però ci stanno. E purtroppo... Cioè non è incriticabile Dragon Ball Daima. Vabbè, è uscito un solo episodio. Lo so, ma noi critichiamo solo il primo episodio, mica parliamo di tutta la serie, cioè, diciamo. Questo primo episodio, cioè, sto, secondo me, problema. Poi pure il fatto che vabbè, io ogni cosa è una retcon. Le maggiori critiche che ho letto sono state troppo lento l'inizio, troppa la storia di Dragon Ball che non mi interessa, la conosciamo già. Allora, vorrei anche dire una cosa. Cioè, noi questi personaggi li conosciamo veramente già tutti. Cioè, cosa devono fare? Reintrodurre un'altra volta Goku, tutti gli altri... Cioè, meglio che abbiano introdotto i cattivi e ce li abbiano fatti pure amare, perché sono dei cattivi interessanti. C'è un'altra critica. Comunque Pilaf demone. Pilaf demone, per forza. Pilaf talmente demone che era a conoscenza della leggenda del Demon King Piccolo. Sapeva tutto, sapeva tutto. ti do è un'altra... lui che lo risveglia. Ti do un'altra critica, fra. Dica! Alla fine dell'episodio. Eh... Parlano solo quelli che mantengono lo stesso doppiatore anche da bambini. Non parla nessuno in quell'episodio. Prendere poco. Già. Meglio così. Vabbè, però... Cioè, letteralmente sono cartonati. Sentire? Che volevi sentire? No, che parlavano soltanto... Brusio, ciao, ah, bello, bello, ciao, ciao, sì, sì, ciao. Cartonati. Sono dei cartonati, però stanno sono lì fermi. Interisti. Sono dei letteristi. Interisti. Interisti. Cioè, non fanno niente, stanno là fermi, mangiano, non si parla. Si parlano solo quelli che, secondo me, hanno lo stesso doppiatore. Vabbè. Settimana dopo settimana poi vedremo e ci renderemo conto di come le cose cambieranno, se cambieranno. Però tu sei contento del primo episodio di Daima? Io ho goduto. È vero, io infatti ti volevo chiedere questa cosa. Ma tu, da maestro animatore, tu sei maestro animatore? Per la legge tu sei maestro animatore? No, per sulle carte. Sulle carte, per la legge italiana. Il diploma. Per la legge sei un maestro animatore. Cosa ne pensi? Cioè, l'animazione di Daima è tanta roba, no? Ma è bello, molto molto. Figo, Beh, tanti frame pure, si vedono, A differenza di altre produzioni. Character design. Character design è bello, eh. I colori sono belli. Sì, la fotografia è veramente molto che cazzo. Ogni volta l'episodio è bello. C'ha quelle belle strutture, belle luci, belle ombre. Il doppiatore di Angel è cambiato. Chissà perché. Ha avuto dei problemi. Con la legge. Dei problemini. Piccoli problemini. Cambiato proprio all'ultimo quello, ormai. Sì, sarà sicuramente uno dei migliori animati del 2024. E forse anche 2025. Mettiamo le mani davanti. No, vabbè, siamo fan di Dragon Ball, chiaramente, a noi ci piace tutto, però, insomma, secondo me, tanta roba.